Ciao a tutti, io sono Floriana e oggi voglio preparare insieme a voi una ricetta molto semplice con i carciofi in pastella. Vedremo in particolare come realizzare una pastella che rimane ben croccante e non unta a fine cottura. Dai, iniziamo a prepararli insieme. Iniziamo la preparazione dedicandoci alla pastella, quindi aggiungiamo dell'acqua a temperatura ambiente all'interno di una ciotola. Aggiungiamo ora il lievito di birra fresco e mescoliamo così da farlo sciogliere completamente. Poco per volta aggiungiamo ora la farina 00. Utilizziamo sempre una frusta così da eliminare eventuali grumi. A questo punto possiamo aggiungere anche il sale e mescoliamo per incorporarlo. La pastella è quindi pronta, per cui la copriamo con della pellicola trasparente e facciamo lievitare per almeno un'ora. Dedichiamoci ora ai carciofi e innanzitutto aggiungiamo del succo di limone in una boule con dell'acqua a temperatura ambiente. Intanto vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like a questo video se vi piace e attivare le notifiche per non perdere le prossime ricette. Puliamo ora i carciofi eliminando le foglie esterne più dure. Continueremo fino a quando queste si staccheranno facilmente. Tagliamo ora a metà le foglie rimanenti. Elimineremo così le spine. Accorciamo un po' il gambo e ripuliamolo utilizzando il coltello. In questo modo. Terminata questa operazione, dividiamo il carciofo dapprima a metà e poi in quarti ed eliminiamo la parte interna con le foglie più piccole che contengono ancora delle spine. Dividiamo quindi il carciofo nuovamente a metà, in questo modo, ed immergiamo nella soluzione con acqua e succo di limone. Rivediamo ora quest'ultimo passaggio molto importante. Immergiamo quindi i carciofi in acqua e succo di limone e continuiamo con gli altri carciofi. Ecco la nostra pastella ormai ben lievitata, quindi possiamo passare alla frittura in olio di semi di arachidi. Quando l'olio sarà ben caldo possiamo immergere i nostri carciofi nella pastella così da ricoprirli completamente e li verseremo nell'olio ben caldo. Continuiamo in questo modo con tutti i carciofi. Giriamoli quindi durante la cottura così da farli dorare perfettamente e scoliamoli per privarli dell'olio in eccesso. Se lo gradite, aggiustate con del sale. Eccoli qui, i nostri carciofi in pastella, dorati, belli da vedere, ma soprattutto super croccanti. Da provare! Vi lascio ora il riepilogo degli ingredienti. Alla prossima! La trovi su tuorlorosso.it.